Pronti? Ciao, benvenuti. Siamo di nuovo qui. Oggi è giovedì. Teoricamente oggi avrei dovuto fare una bellissima gita e vi avrei dovuto parlare degli oli essenziali, dei prodotti che mi porto dietro quando sono in viaggio con i miei bimbi. Ma ho avuto un piccolo imprevisto, per cui sono stata praticamente metà giornata al pronto soccorso. E ho pensato, è inutile che ve lo racconto adesso. Ritorniamo al mio programma principale. I tre motivi per il quale, secondo me, non esiste niente come la Young Living. Il primo è stato la qualità seed to sill, cioè dal seme al sigillo, l'impegno di garantire prodotti assolutamente naturali e incontaminati, in più con un occhio particolare non solo alla terra e alle coltivazioni, ma anche alle popolazioni locali che vivono in quelle zone lì. Il secondo, simile a questo ultimo punto, è la Young Living Foundation. La Young Living Foundation è stata fondata dal dottor Gary Young quando lui, girando il mondo per studiare le piante e gli oli essenziali, si è reso conto delle condizioni in cui vivevano determinate popolazioni. Quindi la cosa bellissima è che praticamente ogni volta che noi abbiamo qualche evento di Young Living, la Young Living Foundation è sempre presente, perché non si tratta solo di stare bene noi, cioè il benessere deve essere alla portata di tutti e non è soltanto qualcosa di puramente relegato al benessere fisico. Cosa succede con questa fantastica fondazione? Allora, innanzitutto dobbiamo dire che Young Living paga tutte le spese amministrative della fondazione e le donazioni che tu fai alla fondazione arrivano ad essa al 100%. Di quello che tu dai non viene tolto niente, perché appunto la Young Living Essential Oils si occupa delle spese amministrative e quindi anche di gestione delle spese, diciamo, bancarie che andrebbero a intaccare in realtà quello che tu offri alla fondazione. Sono 70 le organizzazioni benefiche e le cause adottate e sostenute da questa fondazione in buona parte del mondo. Più di 200 le singole persone che hanno potuto beneficiare di questo. Come funziona? Tu puoi o arrotondare dai tuoi prodotti, arrotondi al dollaro successivo e quello che dai in più va tutto alla Young Living Foundation quando fai i tuoi acquisti. Oppure puoi direttamente andare sul sito Young Living Foundation e fare la tua donazione lì. La Young Living Foundation si impegna a sostenere i singoli individui affinché possano sviluppare tutto il loro potenziale provvedendo sia benessere che educazione nelle comunità svantaggiate. Sogniamo un mondo dove i bambini vengono donate risorse e opportunità per diventare leader sicuri e resilienti, che possono avere il controllo della propria salute, possano provvedere alle loro famiglie e cambiare positivamente le loro comunità. Crediamo che insieme possiamo fare la differenza. Alcuni progetti di cui si occupa la fondazione sono ricostruire case in Nepal, la Young Living Academy in Ecuador, è praticamente una scuola dove i bambini da piccoli a grandi vengono seguiti, Healing Faith Uganda, che è un'associazione con la quale collabora la Young Living Foundation e si occupa, cioè tra i tanti progetti ci sono sia il salvare i ragazzi di strada nel paese dell'Uganda, che il centro per la cura della malaria e, come si dice, aiutare le persone a prevenire questa malattia. Poi c'è un'importante collaborazione con Soul Hope nelle Filippine,
dove lavoriamo per salvare le ragazze dalla tratta della schiavitù e tante altre che io non mi ricordo, ma si possono vedere sul sito younglivingfoundation.com. Appunto, aiuto. Le donazioni possono essere effettuate sia attraverso il sito che durante gli ordini. Io prima ho detto che si può arrotondare al dollaro o all'euro più superiore, però in realtà si possono anche fare donazioni più consistenti direttamente anche dal sito di Young Living. La cosa bella è che hai anche la possibilità di partecipare ai viaggi di missione, diciamo, quelli dove si costruiscono le case, dove si fa visita a delle persone, ecco. La Young Living Foundation si occupa anche di portare sostegno non solo alle popolazioni povere, ma anche alle popolazioni magari colpite da qualche calamità, disastro naturale. Quindi questo è uno dei tre motivi per il quale secondo me non c'è niente come la Young Living della quale mi sono innamorata, perché appunto non è una cosa che riguarda soltanto noi, ma è una cosa che riguarda anche il nostro prossimo. Vi mando un bacione, ci vediamo martedì con un'altra fantastica miscela. Ciao!